Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di due tra i migliori ETF su cui potete investire se volete puntare su aziende che operano nel settore dell'energia pulita e delle fonti rinnovabili. Il primo è l'iShares Global Clean Energy. Questo ETF replica l'indice S&P Global Clean Energy, che a sua volta replica i 30 principali titoli più liquidi in tutto il mondo di società che operano nel settore dell'energia pulita. Innanzitutto vediamo che è un ETF di dimensioni molto grandi, ha un patrimonio gestito di quasi 6 miliardi. Questa è una cosa assolutamente positiva dal punto di vista della liquidità. Vediamo poi che la strategia di replica è fisica totale, quindi l'ETF acquista fisicamente tutti e 30 i titoli necessari a replicare l'indice. In questo caso è possibile evitare una serie di rischi ai quali ci si espone nel caso di replica sintetica, come ad esempio il rischio di controparte. La valuta è in dollari e non ha copertura valutaria, quindi se decidessimo di investirci ci esporremmo anche alle fluttuazioni del cambio euro-dollaro, che potrebbero migliorare o peggiorare la performance del nostro investimento nel tempo. Sappiamo bene che il rischio cambio solitamente nel medio-lungo periodo è abbastanza trascurabile, però soprattutto nel breve può incidere molto. Bisogna comunque in ogni caso fare attenzione e considerare assolutamente questa cosa. Nell'ultimo anno l'euro si è rafforzato sul dollaro, tornando sopra quota 1,20. Questo vuol dire che se il dollaro dovesse tornare a crescere su di esso, il nostro investimento potrebbe beneficiarne. Come vediamo dallo style box in alto a sinistra, le società in cui l'ETF investe sono prevalentemente di medie dimensioni e di tipologia growth, quindi aziende che hanno buone prospettive di crescita e che distribuiscono in dividendi solo una piccola parte dei loro utili o nulla. Questo perché preferiscono reinvestirli nelle attività dell'azienda stessa, in modo da provare a crescere sempre di più nel tempo. Le principali regioni del mondo dei titoli replicati sono gli Stati Uniti e l'Europa. Vediamo come insieme arrivano a quasi il 70% del totale. In questa slide vediamo poi quali sono i primi 5 titoli. Al primo posto Plug Power, una società americana impegnata nello sviluppo di sistemi di celle a combustibile a idrogeno, che sostituiscono le batterie classiche in apparecchiature e veicoli alimentati da elettricità. Vediamo poi anche Verbund, una società austriaca che risulta tra i più importanti produttori di elettricità d'Europa nel settore dell'energia idroelettrica e termica. Passando ai costi, vediamo che ha un TER dello 0,65% annuo. Non è un costo bassissimo per essere un ETF, ma d'altronde sappiamo che i settoriali non sono proprio i più economici. I dividendi vengono distribuiti semestralmente, quindi riceveremo un flusso di cassa in entrata due volte all'anno. Da questo grafico possiamo vedere come l'andamento del suo valore di mercato negli ultimi anni, fino all'inizio del 2020, fosse abbastanza costante. Ha subito una flessione poi nel marzo 2020, per lo scoppio della pandemia da Covid-19, dopodiché è cresciuto moltissimo, aumentando dai 6 dollari di marzo ai 18 attuali. In descrizione vi lascerò l'ISIN per trovare sia questo ETF che il prossimo di cui inizierò a parlarvi ora. Questo è un altro tra i più grandi che investono in questo settore su cui è possibile investire. Parliamo dell'Ixor New Energy. Questo ETF replica l'indice World Alternative Energy, che a sua volta replica le 40 più grandi società del mondo che operano nel settore delle energie alternative. Queste società devono realizzare la maggior parte dei loro profitti dalle energie rinnovabili o dall'efficienza energetica. Anche in questo caso vediamo che la dimensione del fondo è molto importante, anche se meno di quello di cui vi ho parlato poco fa. Qui siamo a un patrimonio gestito di circa 1 miliardo. Anche in questo caso la strategia di replica è fisica totale, quindi l'ETF acquista tutti e 40 i titoli necessari a replicare l'indice. Dal punto di vista valutario, invece, la situazione qui è diversa. L'ETF è in euro, quindi investendoci non ci esporremmo al rischio valutario. Guardando lo style box in alto a sinistra, vediamo come in questo caso i titoli su cui investe l'ETF saranno principalmente di grandi dimensioni, anche se comunque sono società di tipo growth. Geograficamente parlando è esposto decisamente meno ai paesi emergenti, avendo una quota addirittura quasi del 90% suddivisa tra Stati Uniti, Europa e Canada.
Il principale titolo in cui investe il fondo è Schneider Electric, con una quota molto alta di oltre il 15%. Se ci pensate, su 40 titoli ha un peso davvero notevole. Schneider è un gruppo industriale francese di dimensione internazionale che produce e propone prodotti per la gestione elettrica e sistemi automatici. Il secondo titolo per peso è Vestas Wind Systems. Questa è un'azienda danese che progetta, fabbrica e commercializza turbine eoliche. Passando ai costi, vediamo che questo ETF ha un TER dello 0,60% annuo, quindi di poco inferiore a quello precedente. La politica di distribuzione dei dividendi invece è uguale, semestrale, quindi due dividendi distribuiti all'anno. Vediamo infine le performance. L'andamento del valore di mercato del fondo è simile a quello che abbiamo visto precedentemente. Trattandosi di aziende che operano più o meno negli stessi settori, questo è normale. Tutto ciò fa capire che è proprio il settore dell'energia pulita ad essere in crescita. Sicuramente l'elezione come presidente degli Stati Uniti d'America di Joe Biden ha inciso positivamente in questo. E voi? Investite in società che operano nel campo delle rinnovabili? Se sì, scrivetecele qui sotto. Noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!